Ciao, sono Zane di Turbola.it. Queste sono le ultime novità in campo Bitcoin e criptovalute per la giornata del 9 agosto 2018. Prima di cominciare, permettetemi di ringraziare i ragazzi che sono intervenuti al nostro evento Crypto e Spritz tenutosi venerdì 3 agosto qui a Ferrara. Ragazzi, grazie per essere venuti, è stato un piacere incontrarvi, è stata una bellissima serata. Eravamo in pochi perché ci siamo incontrati solamente in 6, però per me è stata una bellissima occasione per incontrare alcuni amici che seguono il canale, parlare delle criptovalute alternative che avevamo segnalato nei mesi scorsi, capire come stanno andando. Tra di loro c'erano due persone che più o meno avevano investito le mie stesse cifre, quindi è stato un piacere confrontarsi. Con loro ho avuto modo di conoscere un investitore invece professionale che ha investito in Bitcoin più di quanto io abbia sul conto corrente. Grazie per avermi raccontato la tua esperienza. Un'altra persona che era nel mondo di Bitcoin e criptovalute sin dall'inizio e un altro operatore del settore che sta lanciando e ha lanciato un'azienda che si occupa di gestire pagamenti tramite criptovalute sul nostro territorio, che ne sapeva davvero tantissimo. Grazie ancora ragazzi per essere intervenuti, è stata veramente una bellissima serata. Spero ci sarà la possibilità di ripetere spesso l'operazione. Bene, ciò premesso, come vanno le cose oggi? Purtroppo stiamo osservando a un pesante ritracciamento di Bitcoin e di tutto il mercato criptovalutario. Solo nelle ultime 24 ore il prezzo di Bitcoin è precipitato attorno ai 6.300 dollari e stiamo assistendo ad una perdita di quasi il 10%, un pochino diffusa su tutte le criptovalute alternative. Ovviamente Bitcoin, come sempre, guida il mercato, ma anche le alternative non stanno facendo meglio. A parte Aurora, che è l'unica appunto che ci mostra un 3,72% di guadagno, tutte le altre sono nel rosso, con perdite anche veramente importanti e curve verso il basso notevoli. Per quanto riguarda la capitalizzazione, prima vediamo appunto la dominance di Bitcoin, è cresciuta moltissimo, è arrivata a 48,85%, quindi ci stiamo avvicinando al 50% che avevamo indicato come soglia plausibile negli ultimi tempi. Dopo l'ultimo flash, quindi l'ultimo ritracciamento, stiamo assistendo a una perdita della capitalizzazione di mercato totale, ci stiamo assestando appunto attorno ai 223 miliardi di dollari, quindi siamo precipitati moltissimo rispetto a tutti i passi in avanti che avevamo fatto negli ultimi mesi. In particolare la curva, vediamo, è molto ripida ed è verso il basso. Qual è la causa? Cosa dobbiamo attribuire a questa rapida discesa dei prezzi? Ovviamente, come sappiamo, è stata la decisione della SEC, quindi della Security and Exchange Commission, di ritardare, quindi di posticipare la delibera sull'approvazione dell'ETF di Bitcoin. In particolare si tratta dell'approvazione dell'ETF VanEck SolidX, che era considerato un pochino l'ETF, tra tutti quelli che sono stati proposti, con le migliori possibilità di essere approvato. È importante notare che, nonostante la curva di abbattimento dei prezzi sia veramente verticale, la SEC semplicemente ha esercitato il proprio diritto di ritardare l'emissione di un giudizio e quindi l'approvazione oppure il rifiuto dell'ETF. Per il momento quindi non ha rifiutato l'ETF, semplicemente ha posticipato la delibera. In particolare l'ha posticipata a fine settembre 2018, quindi si aspettava appunto la delibera in questo periodo e invece si sono presi un mese in più. Si tratta appunto dell'ETF di VanEck e SolidX. Queste sono le due aziende coinvolte nell'ETF che appunto è stato posticipato. Il mercato ha reagito veramente molto male, anche peggio di quello che ci potevamo aspettare. Infatti, qui su CoinDesk l'articolista ci segnala che abbiamo raggiunto il prezzo più basso per la capitalizzazione di mercato delle criptovalute di tutto il 2018. In particolare siamo a una dominance di Bitcoin, quindi una predominanza di Bitcoin sulle criptovalute alternative ai massimi visti negli ultimi addirittura 8 mesi, quindi 48,6, stiamo raggiungendo rapidamente il 50% di cui parlavamo. Sicuramente questa brutta notizia ha spostato gli investitori più su Bitcoin, proprio perché c'è paura nel mercato, e quindi quando c'è paura nel mercato ci si rifugia verso la criptovaluta con la capitalizzazione principale, quindi quella considerata più solida, che è appunto Bitcoin. La maggior parte dei capitali sicuramente sta uscendo dalle criptovalute alternative per andare in Bitcoin.
Quindi questa è l'analisi tecnica, appunto, che ci propone CoinDesk. Appunto, ci ricorda che l'evento è stato scatenato da questa delibera della SEC di posticipare la decisione sull'ETF. E che cosa significa questo? Che il mercato stava crescendo proprio semplicemente in attesa di una delibera dell'ETF. In questo momento non c'erano solidi fondamentali che facessero effettivamente crescere il prezzo, era tutta speculazione e tutta attesa per questa novità di questo prodotto finanziario che avrebbe dovuto essere approvato oppure rifiutato proprio in questo periodo. Le persone stavano fondamentalmente scommettendo che questo ETF sarebbe stato approvato, è stato ritardato e quindi c'è tornata paura e incertezza in tutti coloro che non volevano effettivamente puntare sul Bitcoin come moneta, come metodo di pagamento del futuro, ma semplicemente stavano speculando e, mi permetto di dire, più che speculando, stavano semplicemente scommettendo sull'approvazione. Ci ricordo l'articolista qui prima dell'analisi tecnica che con questa rapidissima discesa appunto attorno ai $6,400 abbiamo perso il 70% dell'ultimo rally che avevamo fatto a luglio, cioè da quando avevamo raggiunto gli $8,500 per Bitcoin. L'analisi tecnica prosegue, la versione corta è che in questo momento ci si aspetta una progressiva discesa del prezzo, non ci sono grossi supporti ancora in questo momento, anche perché bisognerà pur prima raggiungere l'RSI in probabilmente a un livello di ipervenduto prima che il prezzo possa ricominciare a crescere. Quindi in questo momento non ci sono notizie molto incoraggianti che lasciano presagire una ripresa dei prezzi rapida. Ovviamente Bitcoin è calato moltissimo, ma anche tutte le altre sono appunto precipitate verso livelli estremamente bassi e livelli anche di guardia. Torniamo un attimo qua, vediamo appunto tra le prime criptovalute, ad esempio Litecoin è ritornato attorno appunto ai $63, quindi siamo tornati su un livello di prezzo veramente molto più basso degli $80 che avevamo detto in uno dei video precedenti essere un pochino la quota in cui si stava stabilizzando Litecoin. Abbiamo perso moltissimo, ma come Litecoin anche tutte le altre monete, anche l'ottimo progetto NIO ad esempio che ho citato molto spesso è riprecipitato sui $22, che è addirittura la cifra più bassa alla quale l'avevo acquistato io l'anno scorso, quindi sono ufficialmente in perdita anche con quanto riguarda la mia posizione in NIO. Questo che cosa significa? Che chi creda nel progetto, chi si creda veramente che le criptovalute possono essere il futuro, ha probabilmente una buona occasione per entrare in questo mercato a prezzi sicuramente molto interessanti. Prima di concludere il video di oggi, vi segnalo questa notizia sempre di CoinDesk che ci segnala che fine hanno fatto, si chiede l'articolista, tutti gli utenti di Augur. Augur era una piattaforma di scommesse che in un paio di video fa aveva esordito facendo un gran botto, era stata una delle più interessanti. Sembra che in questo momento siano scomparsi un pochino tutti, ci sono varie motivi per i quali questo potrebbe essere successo. Di fatto però sicuramente la fine del campionato del mondo, siccome appunto Augur è una piattaforma di scommesse, si stava scommettendo su chi avrebbe vinto i mondiali, ha sicuramente ridotto moltissimo l'interesse per questo tipo di servizio. In particolare però c'è un problema di liquidità, ovvero ci sono poche persone che scommettono e quindi pochi soldi che girano, questo porta anche pochi investitori e pochi scommettitori e giocatori a partecipare e quindi si crea un effetto appunto è nato prima l'uovo o la gallina, nel quale non ci sono soldi perché nessuno gioca, ma nessuno gioca perché non ci sono soldi, e quindi questo è un pochino il problema di questa piattaforma. Questo ci ricollega a un problema di adozione in generale di queste piattaforme, delle quali avevo parlato in uno dei miei contestatissimi video qualche tempo fa. Se vi interessa andate a vederlo. Era appunto questo video qua, Bitcoin è una bolla speculativa che scoppierà, avevo detto e parlavo appunto dei problemi di adozione, proprio questo freno che ha visto la piattaforma Augur dopo il lancio in pompa magna che era venuto solo poco tempo fa, secondo me è un ottimo esempio dei problemi di adozione concreti che ci sono attorno ai mercati delle criptovalute. Bene, da zanadinturbola.it è tutto, se il video vi è piaciuto come al solito ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Per essere notificato ogni volta che pubblico un nuovo video ricordati invece di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e anche sulla piccola campanellina che si trova di fianco, altrimenti YouTube non ti segnalerà quando pubblico un nuovo video. Alla prossima, ciao!